Bentornati a Sciaccheggia TV. No, rido, no, perché da fare. Non so che c'è da fare, ma il vestito così mi... Sì. E d'altronde se vengo a lavorare che tu vestiti bene? No, fai bene. Lui è un gran avvocatore del carnevale dell'Orcelaia, è l'anima. Posso dire che è l'anima. Per sì, lo dice tutti gli anni, non ci crede nessuno. No, stavolta basta, dai. Non è possibile. Allora, non è più possibile andare avanti. Stasera tu sei praticamente l'ospite di SOS. Sei contento? Come vale. Cioè, senti che hai da fare una lamentela. Ho capito. Nel senso che no, sia non è una lamentela, però sai che c'è queste norme sulla sicurezza che adesso riguarderanno anche dopo la giostra, riguarda anche il carnevale. Allora, vuoi dirci che cosa ti è stato comunicato, cioè che cosa dovete fare per essere in regola? No, hai detto che cosa mi è stato comunicato. Per iscritto, niente. A voce, sì. Da chi? Dalla questura di Arezzo. Cioè ti hanno telefonato? Mi hanno telefonato, mi hanno detto che allegata la domanda mancavano i nomi degli addetti al intanto incendio, che io sapevo perché l'ho indicati che sono sei, e per i quali fino a stamattina ho sudato sette camicie per trovarli, perché non si trovano, non c'è ad Arezzo personale che abbia questa qualifica se non limitato. E poi otto steward, delle quali mi è stato detta voce, ma non ho comunicato niente. Mi ha detto che è stato deciso quando ha fatto la conferenza dei servizi, ma a me non mi hanno chiamato, oppure nessuno dei miei hanno chiamato, e quindi di conseguenza sto aspettando che la prefettura mi mandi la richiesta. E quindi che tu che... Comunque nel frattempo mi sono organizzato, questo è evidente. Ci sono poi gli steward? Sì, ci sono gli steward, otto steward che dobbiamo mettere all'interno della manifestazione, agli ingressi, e questi sono importanti. In effetti sono importanti perché hanno la possibilità di poter perquisire la gente, perché noi non lo possiamo fare, cioè mentre non siamo pubblici ufficiali, mentre loro hanno l'autorizzazione di farlo, e quindi controlleranno che persone non gradite non entrino al carnevale oppure entrino con oggetti per i quali non è possibile entrare. Sono mai entrati negli altri anni? Assolutamente no, si tratta di famiglie, babbo, mamme, figli, piccoli. Siamo Dylan Dog, no, Batman. Lo so, ma la legge parla di carattere generale, quindi magari in altri carnevali più grandi c'è un altro tipo di presenze che magari è più giustificato. Nel nostro è meno giustificato, però d'altronde la legge è questa, non è una novità, la legge è un po' vecchiotta, del 42, periodo fascista, e quindi va applicata. Oggi ci ricordiamo di applicarla. Ecco, ti volevo chiedere, quanto costa il carnevale questa novità? Ma noi abbiamo qualche riserva, quindi sicuramente attingeremo alle riserve e poi il prossimo anno vedremo, perché con questo, col biglietto d'ingresso che abbiamo o con gli sponsor che ci sono oggi non è possibile sostenere queste spese. Quindi voi dovete attingere, diciamo, ai vostri risparmi. Esatto. E quindi quanto costa? Ma sinceramente fra gli uni e gli altri costa circa 3.200-3.300 euro. Per tutte le quattro le uscite? Tutte e tre le uscite. E incassate quanto più o meno? Ogni uscita? Sono 1.000 biglietti, circa 1.100, quindi sono 5.000 euro all'uscita. Poi toglici l'IVA, toglici la SIAE, e poi tutto il materiale, il costo di tutto il resto. E poi non, il carnevale non è soltanto questo. Quest'anno ci sono una serie di attrazioni importanti che abbiamo fatto per i bambini. Ogni domenica ce ne sono due e queste attrazioni costano. Quindi cioè, i bambini sono intanto invitati a venire a vedere all'ex campo scuola in via Fiorentina. Ma quindi oltre al fatto che siete sempre voi, no? Che i giovani non vengono, vi danno una mano, più ci sono questi ostacoli che certo non aiutano a dire vado avanti, giusto? Ti prometto che non ci sono più il prossimo anno. Lo prometto a tutti, basta. Ma che poi te lo facciamo. Sono 50 anni lo faccio, basta. Però dicevo, questi ostacoli anche così un po' burocratici non aiutano a dire vado avanti. Ci sono sempre stati, sempre. Ma ogni anno aumentano, ci sono sempre più cose da seguire, cose da fare. E non è che le pubbliche amministrazioni o lo Stato pensa da sé. Diciamo una cosa, così mi interrompo. La sicurezza che è demandata ad Arezzo? E in tutta Italia chi è demandata? Chi è la prima persona a cui è demandata la sicurezza? È il prefetto di Arezzo. Io mi ricordo quando ho fatto la sicurezza, mi sono permesso qualche volta di dire qualcosina in più. Ho avuto certi cicchetti dal prefetto di allora, che tu non troppo capi quanto, perché il prefetto di Arezzo è l'addetto alla sicurezza di questa città. Quindi chi è che deve garantire la sicurezza? Le forze dello Stato. Noi siamo forze dello Stato? Allora ci dicono, vabbè, no, non fate le manifestazioni perché non è stato di coprirvi il servizio di sicurezza. E vabbè, allora non le facciamo, però è lo Stato che deve garantire la sicurezza dei cittadini, non io.
Io garantisco sicurezza ai cittadini per quanto riguarda le attrezzature e lo svolgimento della manifestazione, ma per quanto riguarda l'antiterrorismo, come faccio io, che non sono un esperto, a garantire? Mi fanno prendere gli steward? Vabbè, gli steward qualcosa possono fare, però sarebbe giusto che ci fosse anche qualche forza di polizia presente all'interno della manifestazione, visto che si manda tutti allo stadio. Anche lì ci sono gli steward, eh? Sì, sì, ma poi la polizia tutta lo stadio. Ce n'è sempre un sacco, sì. Polizia anche troppa. Tutte le domeniche allo stadio. Anche quando non c'è tifosi a volte, esatto, avversari. Esatto. Ci fermiamo. Allora, il carnevale da domenica. Domenica 28 febbraio. No, che febbraio? Scusa, gennaio. 4 febbraio e 11 febbraio. Ex campo scuola. E abbiamo rinunciato al martedì perché non è assolutamente possibile poter fare la festa, perché mi dici come faccio io a controllare tutte le maschere spontanee che quella sera sono in Corso Italia. Incredibile. È impossibile, quindi di conseguenza non facciamo. Ma se uno arriva e ti spruzza la schiuma in faccia, è un atto di terrorismo? È un atto di terrorismo. Non mi fa piacere. Quindi è un atto di terrorismo. Non è un atto di terrorismo, ma non mi fa piacere. A domani. Ciao.